Renato Sanchez, è partito Douglas Costa senza palla. Che lancio di Sanchez per Douglas, che ha preso ancora il tempo, entra in area, con Kane in mezzo, cross, per Kane di Ivankovic, non è vero, non è vero, non è vero. E Dudek su Shevchenko questa. Cerca ancora spazio, lo trova con Luis Alberto, dentro Lautaro. È ingiusto, è completamente ingiusto. Però grazie FIFA, lo accetto. Va bene così. Va bene così. Accettiamo tutto. Bentancur da Renato Sanchez con Douglas che parte. Palla pessima di Renato Sanchez, che sembra non saper giocare a calcio. Ma adesso chiaramente con Douglas che poteva andare in porta, è normale, nessuno sa giocare a calcio, no? Fai fallo almeno! Lautaro. Poi cross deviato, la palla chiaramente resta a Politano. Gol del 6-3. Gol del 6-3. Gol del 6-3. Ditemi la vostra su Inter Roma, ma soprattutto rispondete ad una semplice domanda. Secondo voi ce la faremo a vincere questo scudetto? La nostra dichiarazione di guerra l'abbiamo fatta, o meglio, l'avevamo fatta all'interno dello scorso episodio, arrabbiatissimi per come era finita, e avete visto, tra l'altro vi invito a godervi interamente quell'episodio che è uscito sul canale come ultimo video, lo trovate. Prima di partire, prima di raccontarvi questo finale di stagione e soprattutto questa lotta a scudetto, pari passo però con la Champions League, siamo ai quarti, c'è il Barcellona, e allora piano piano partiamo. Vi ricordo due cose al volo. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché vi state abbonando. E vi ricordo il perché è fondamentale abbonarvi al canale. Premessa, se non vi abbonate non cambia nulla, nel senso non ci sono contenuti che voi ieri vedevate a prescindere e oggi con gli abbonamenti non vedrete. Assolutamente, non sarebbe corretto. Però ci sono contenuti in più. Ad esempio, nello scorso episodio abbiamo giocato Juventus-Roma, gara vinta, vittoria pesantissima a Torino grazie alla doppietta di Moise Kean. Ebbene, sul canale per gli abbonati è uscita la partita integrale. Sarà così anche per questo episodio e ci saranno altri contenuti, quindi ve lo volevo ricordare. Detto questo, seguitemi su Instagram. Una cosa fondamentale, perché per esempio ieri voi già sapevate che oggi sarebbe uscito questo video, ci siamo un po' divertiti nelle storie e adesso possiamo partire con questo episodio. Dunque, allora, dopo questa premessa incredibile, è un episodio molto delicato, sapete? Perché dopo quel 6-3 sul campo dell'Inter, adesso bisogna ripartire. Abbiamo dalla 31esima alla 38esima giornata. Ci sarà Torino-Roma, sarà la prima gara per ripartire, gara che vorremmo vincere perché da qui alla fine il nostro obiettivo è quello di fare bottino pieno. Del resto, come facevamo da diverse settimane, da diversi mesi, l'Inter ha interrotto un record di imbattibilità che durava dalla prima giornata. Prima del Torino però abbiamo un'altra partita, e che partita! C'è il quarto di finale di Champions League, c'è Roma-Barcellona allo Stadio Olimpico. L'unica pecca è che appunto l'andata si giocava in casa e quindi l'eventuale impresa al ritorno non avremmo dovuto farla davanti al nostro pubblico, ma nella bolgia del Camp Nou a casa loro. Se non bastasse l'avversario per rendere difficile questa partita, a renderla ancora più difficile due assenze pesantissime, ovvero Lorenzo Pellegrini e Douglas Costa, che erano squalificati, avevano preso un giallo di diffida tra virgolette contro il Tottenham agli ottavi di finale, e quindi saltano l'andata entrambi. Due giocatori fondamentali, uno è un titolare, vi parlo di Pellegrini, l'altro è uno che subentra in tutte le partite al 60esimo, Douglas Costa, per spaccare il match. Senza di loro la Roma gioca comunque un'ottima partita, soffre e alla fine è 0-0 nei primi 90 minuti, e quindi tanto hype, ancor più hype ci sarà per la partita di ritorno, quella del Camp Nou, che si giocherà il 12 aprile. Prima però quel Torino-Roma di cui vi parlavo. La Roma è arrabbiatissima, come detto, vista la sconfitta contro l'Inter. E infatti a Torino vince. Vince con due gol di Dzeko, uno di Zaniolo e uno di Vershkaren. Finisce 2-4 all'Olimpico Grande Torino. Ora, abbiamo vinto. Siamo ripartiti nel post-Inter, ma hanno vinto anche Inter e Juventus. Quindi, prima di giocare col Barcellona, la gara di ritorno, vi faccio un attimo un quadro di quella che sarà la situazione da qui a fine stagione. Perché la 32esima giornata sarà Roma-Verona, poi ci saranno Roma-Empoli, Cagliari-Roma, Milan-Roma della 35esima giornata, quindi torneremo a San Siro e lì sarà un partitone, specialmente contro una squadra che ci ha sempre dato filo da torcere, quindi Genoa-Roma, Roma-Samp e come ultima giornata Brescia-Roma. Andiamo in ordine, perché chiaramente giocheranno anche Inter e Juventus, potrebbero sbagliare, ma questo è quello che speriamo, l'importante è che non sbagliamo noi, questa è la cosa fondamentale.
Prima di tutto, però, non dobbiamo sbagliare nella serata, una delle più blasonate, una delle più calde, una delle più difficili della nostra stagione. C'è Barcellona-Roma ed è una partita che la Roma gioca con estrema serenità. Non abbiamo l'obiettivo di vincere la Champions League, lo abbiamo già fatto l'anno scorso. Abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, quindi godiamocela questa serata. È il 12 aprile 2022, 4 anni fa, contro questo avversario, una delle imprese più clamorose della nostra storia. Oggi, come detentori di questa competizione, ci vogliamo riprovare e lo faremo nell'arena del Camp Nou, a casa loro questa volta. È Barcellona-Roma, il quarto di ritorno. Il primo tempo finisce ancora 0-0 con due palle gol clamorose, una per Griezmann, l'altra per Moise Kean con un contatto dubbio. Si gioca. Si torna in campo nella ripresa col primo squillo della Roma che arriva al terzo minuto praticamente con Lorenzo Pellegrini che però calcia addosso a Ter Stegen e quindi è ancora 0-0. Il Barça riparte, il Barça crea, il Barça ci mette sotto ma non segna. Al minuto 70 la Roma parte in contropiede con Cancelo che manda Alessandro Florenzi, il capitano, che prende il tempo a Junior Firpo, entra in area, vede dalla parte opposta arrivare un folletto di nome Yari Vershkaren e gli regala un pallone pesantissimo per un gol pesantissimo, il più importante della sua stagione. 71 minuti di Barcellona-Roma, loro 0, noi 1, noi in questo momento con un piede e mezzo in semifinale, ci provano, quasi ci riescono a farcene uno. Noi ci chiudiamo, ripartiamo e al 90esimo, altro contropiede, altra palla per Florenzi che cerca ancora Vershkaren, stavolta non lo trova, o meglio sì, ma il gioco è fermo, perché Ale ha subito un'entrataccia da parte di Koulibaly, per l'arbitro è calcio di rigore. E allora dal dischetto, per strappare ufficialmente il pass e farci chiudere le valigie per la semifinale di Champions League, per il secondo anno di fila e per la seconda volta di fila dopo quella reale del 2018 proprio ai danni della Barcellona, Florenzi col destro spiazza Ter Stegen e porta la Roma in semifinale di Champions. Una gara tiratissima, una gara che però ci dà grandi motivazioni, ci dà grandi risposte. Lo sapevamo di essere forti, però quando vinci così al Camp Nou sapendo soffrire, il morale si alza tanto. E questa è carica fondamentale per il finale di stagione. Torniamo in campionato, mentre sorteggiano la semifinale che sarà contro il Manchester City. Vi ricordate i Citizens di Guardiola affrontati l'anno scorso agli ottavi e strabattuti all'Etihad per 6-0? Bene, ripartiremo proprio da lì. Attenzione all'altro campo perché c'è Atletico Madrid-Manchester United. Potenzialmente la finale di Champions League potrebbe essere Roma-Manchester United, ovvero la stessa dell'Europa League del 2019-2020, vinta da noi ai calci di rigore. Si respira un clima veramente elettrizzante. La Roma affronta un Verona ultimo in classifica, già largamente battuto all'andata, anche se poi la partita era finita 4-3 con due gol presi da noi nel finale, sarebbe stato 4-1. Roma-Verona finisce 5-1, è un pomeriggio entusiasmante, segna ancora Dzeko, che ne fa due, segna addirittura Castrovilli, segna Bentancur, segna Alessandro Florenzi. Attenzione agli altri campi, attenzione agli altri campi perché arrivano non uno ma due risultati clamorosamente a favore della Roma. L'Inter viene fermato in casa dal Cagliari, e sia benedetto il Cagliari ragazzi, ha fermato noi alla prima giornata ma poi ha fermato la Juventus battendola addirittura a Torino e adesso ferma anche l'Inter. A proposito di Juventus, i bianconeri perdono 1-0 contro la Lazio. La classifica in questo momento recita Inter 86, Juve 82, Roma 80, Milan 78. Volete sapere qual è la prossima giornata di campionato? La Roma affronta l'Empoli, ve l'avevo già detto. Il Milan, che comunque ci interessa perché ci sta inseguendo, e lo affronteremo tra l'altro tra qualche settimana, gioca in casa con la Lazio, la stessa che ha appena fermato la Juventus. E la Juve? E l'Inter? Molto più semplicemente, c'è il derby d'Italia, c'è Inter-Juventus. In questo momento, nel momento perfetto della stagione, c'è Inter-Juventus. Noi tifiamo i bianconeri, o magari un pareggio, ma ancora di più Juventus, perché se poi contiamo gli scontri diretti, con loro siamo messi meglio, abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno. Con l'Inter addirittura la beffa è stata perdere al ritorno con 3 gol di scarto. Prima però di pensare a fare il tifo per la Juve o per l'Inter, pensiamo a fare il tifo per la Roma, perché la 33esima giornata ci mette di fronte un avversario ostico come l'Empoli. Poi se la Roma fa la Roma, vince agevolmente. Così è, al 19esimo segna Under, al 61esimo segna Kean, un gol per tempo, 2-0 Roma, e adesso occhi puntati su Milano, da una parte Inter Juve e dall'altra Milan Lazio.
La prima finisce 0-3 con i bianconeri che si impongono e tornano a meno 1 dai nerazzurri. Milan-Lazio finisce 2-2, quindi Roma momentaneamente a più 4 sui rossoneri, a meno 2 dalla Juventus seconda e a meno 3 dall'Inter prima. Signori, 33esima giornata. Non so se mi spiego, non so se percepite quello che percepivo io giocando. Andiamo avanti e facciamolo con grande concentrazione, perché a questo punto si stanno ridisegnando cose molto interessanti, ma non dobbiamo fallire, perché ci basta un errore, ci basta un passaggio a vuoto e addio scudetto, addio sogni di gloria. Prima del Manchester City, infatti, prima di quella semifinale, c'è Cagliari-Roma, c'è la 34esima giornata, parte malissimo. Al decimo minuto Oliva porta avanti i rossoblù e il Cagliari ci aveva battuto anche all'andata, ha fermato l'Inter, ha fermato la Juve, insomma è una mazza grandi. La partita però non è finita, è appena cominciata. Al 25esimo Zaniolo fa 1-1, poi nella ripresa al 52esimo Ken, all'84esimo Douglas Costa, finisce qui. La Roma vince, l'Inter vince, la Juve vince e quindi situazione che rimane invariata con 90 minuti in meno alla fine del campionato. Campionato che archiviamo un attimo, perché c'è Manchester City-Roma, la semifinale d'andata della Champions League, all'Etihad. E io mi aspettavo un City arrabbiatissimo, perché comunque l'ultima volta, insomma, che li abbiamo affrontati, 4-2 da noi, 6-0 da loro, grazie a FIFA, perché lo diciamo sia quando ne prendiamo 6 dall'Inter, grazie a FIFA, che quando ne facciamo 6 al City, perché non è molto realistico. E City-Roma inizia molto bene per noi. Partiamo aggressivi, dopo 21 minuti, Verschkaren, l'eroe della sfida contro il Barcellona, fa 1-0. Evidentemente è lui l'uomo copertina di questo periodo in Champions League, è lui che vuole trascinarci in finale ed è lui che al 29esimo e quindi soltanto 8 minuti più tardi fa 2-0. La Roma alla mezz'ora sta vincendo all'Etihad, sta vincendo a Manchester. Il primo tempo finisce così. Nella ripresa proviamo un po' ad amministrare, un po' a ripartire, poi De Bruyne a 12 dalla fine segna un gol bellissimo che riapre la partita e riapre anche il discorso qualificazione. Il City comincia a spingere e addirittura al 90esimo arriva la rete di Sané, il gol del 2-2. Un po' una beffa per la Roma onestamente, però restiamo favoriti per quanto riguarda la situazione. Insomma, i numeri dicono che siamo favoriti. Abbiamo segnato 2 gol in trasferta in casa del City con lo 0-0, con l'1-1 o comunque con la vittoria passiamo noi. Vediamo come andrà. Intanto sull'altro campo, come leggete, lo United perde in casa contro l'Atletico Madrid 2-1. Atletico che peraltro, chicca in più, è stata la squadra che abbiamo affrontato l'anno scorso in semifinale. Andiamo avanti, torniamo a parlare di campionato. Si arriva a quel famigerato Milan-Roma. In questo momento ci sembra l'ultimo scoglio, la 35esima giornata di campionato. La Roma in questo momento non vuole guardare in faccia nessuno. Nessuno. E infatti passano 7 minuti. Ken stacca di testa su cross di Florenzi e porta avanti i giallorossi. 1-0 la scala del calcio per noi. Aspettiamo a cantare vittoria però, la gara è ancora molto lunga. Al 38esimo, su azione insistita, il Milan trova il gol del pareggio con Atal. 1-1 e addirittura all'ultimo secondo del primo tempo che sì, segna un bellissimo gol e ribalta la situazione. Milan 2, Roma 1. Si va a bere qualcosa così. Nella ripresa rientriamo arrabbiati, un po' impauriti, perché l'ultima volta a San Siro non avevamo sorriso particolarmente, perché storicamente, ripeto, contro il Milan non siamo proprio brillanti, le statistiche favoriscono loro, la Roma poi non ha mai vinto a San Siro, però ci prova, segna ancora Ken al sesto della ripresa, 2-2, e allora tutto il secondo tempo per provare a vincerla, tutta la nostra fame, tutta la nostra forza, tutta la nostra sfortuna, penso io, quando Douglas Costa calcia una fiondata col sinistro e spacca il palo. Questione di centimetri, forse millimetri, che ci separano dal 3-2, ma che ci separano dallo scudetto, penso, quando l'arbitro fischia la fine della partita. 2-2, incredibile, con quel palo lì, con quella sfortuna lì, nonostante gli sforzi. Tra l'altro secondo 2-2 di fila dopo quello di Manchester, certo da un sapore diverso per come è arrivato, ma neanche troppo diverso perché sa di beffa anche questo. Che dire, se non dovevamo sbagliare da Torino fino a Brescia, ci siamo un po' complicati la vita sbagliando a Milano. Fortunatamente non siamo gli unici a sbagliare in questo turno, perché fallisce anche l'Inter la sua partita. È 1-1 a Firenze contro i Viola.
La Juventus non sbaglia, batte 3-1 il Napoli e si riprende la testa del campionato. E questo è il momento chiave della stagione. Il momento in cui i bianconeri, secondi da qualche settimana, due volte sconfitti da noi, si riprendono, secondo me meritatamente, almeno nei confronti dell'Inter, la testa della classifica. 91 punti loro, 90 i nerazzurri, 87 la Roma, 83 il Milan. Cioè, vi rendete conto che la Roma a 87 punti è terza in classifica? Questo è FIFA 20, però comunque andiamo avanti. Fatemi sapere nei commenti il vostro record di punti stagionali in un campionato senza vincere lo scudetto, perché questo è molto interessante. Vediamo quanti ne farà la Roma da qui a fine campionato. Prima però, prima di pensare a Genoa-Roma, c'è Roma-City, la semifinale di ritorno della Champions League. Non vogliamo sbagliare, però onestamente la sensazione che possa trasformarsi in una serata drammatica c'è, per vari motivi, un po' perché non possiamo vincere sempre noi col City, l'anno scorso li abbiamo umiliati, quest'anno magari si prendono una rivincita, e un po' perché all'andata hanno sofferto ma hanno poi saputo dimostrare di non essere morti. E poi onestamente va detta anche un'altra cosa: quando puoi e sai di poter giocare per lo 0-0, non ci metti la giusta cattiveria, anche se fai finta di volerla vincere, anche se cominci ad attaccare effettivamente. Loro però hanno più fame in quel momento, e al minuto 34 ci segna un giocatore che conosciamo bene, che ci ha già fatto male diverse volte con la maglia del Napoli. A gennaio è passato al City e ci purga immediatamente. Vi parlo di Jonathan David, talento canadese che nella realtà veste la maglia della Gent e porta in vantaggio i Citizens al minuto, come detto, 34. Primo tempo che finisce così, con un po' di stupore, con un po' di negatività, che però la Roma sa spazzare via. Lo fa a inizio ripresa, dopo 8 minuti, al 53esimo, ancora lui, sempre lui, Jari Verschkaren, segna il gol dell'1-1. La Roma non solo è viva, in questo momento è qualificata. C'è poi tutto il secondo tempo, all'interno del quale la Roma prova sì a vincerla, ma deve anche soffrire. Pau Lopez deve diventare più gigante di quello che è, continuare a fare miracoli, gli stessi che aveva fatto al Camp Nou con la Barcellona. Li fa e la Roma sorride. La Roma gode, perché elimina il Manchester City, finisce 1-1, siamo in finale di Champions. Per il secondo anno di fila, l'anno scorso abbiamo vinto contro il Real Madrid, grazie al gol di Zaniolo per 1-0, quest'anno proveremo a fare la stessa cosa contro l'altra squadra di Madrid, l'Atletico, che dopo il 2-1 dell'andata pareggia 2-2 in casa contro lo United, eliminando chiaramente i Red Devils, e il 28 maggio sarà Atletico-Roma. Si va a Genova contro il Grifone. La Roma vince 1-0, segna Antonucci clamorosamente all'ottavo minuto del primo tempo e poi riusciamo a reggere da qui alla fine. Guardiamo gli altri campi, perché ci sono delle sorprese, non che riguardano la Juventus. I bianconeri ormai sono una macchina da guerra, continuano a vincere 1-0 sul campo dell'Udinese. L'Inter invece non sa più vincere, dopo l'1-1 a Firenze pareggia in casa col Torino, e se ci fate caso il Torino, storicamente l'Inter l'ha sempre fermato, nelle ultime due stagioni nei momenti decisivi li ha sempre fermati. In questo momento, a 180 minuti dalla fine del campionato, Juventus 94, Inter 91, Roma 90, con proiezione 96 punti e proiezione terzo posto, Milan 86. La 37esima sarà Roma-Samp, la 38esima sarà Brescia-Roma, e poi c'è la finale di Champions, poi c'è Atletico-Roma. Chissà come ci arriveremo. Io onestamente voglio sapere la vostra, perché già nello scorso episodio, sotto lo scorso episodio, siete stati divisi nei commenti. C'è chi ci ha detto: ok, lo scudetto non lo vinci, conosco anche FIFA, però grande carriera, grande stagione. C'è chi ci ha detto: secondo me lo vinci, never give up, assolutamente, è il mio motto nella vita, su YouTube, e quindi ci proviamo da qui alla fine. Sappiamo che è difficile, sappiamo che è molto difficile. 4 punti ci separano dalla Juventus, 1 dall'Inter, vedremo se quantomeno riusciremo a recuperare almeno una delle due. Ce lo meriteremmo onestamente per la stagione che abbiamo fatto. Due sole sconfitte, 90 punti già adesso, un rullino di marcia impressionante. E allora fatemi sapere la vostra, ma soprattutto fate un pronostico anche per la finale Atletico-Roma. Anche quest'anno la finale regalo, però è ovvio che rischiamo di arrivarci senza aver alzato un trofeo, quindi più che finale regalo può essere, potrebbe essere la finale del riscatto, quella partita che vuoi vincere per dare un senso a una stagione più che positiva. Ci vediamo tra 2 giorni qui sul canale e ci vivremo insieme giocandole queste ultime 3 battaglie.